un'altra comunità, un altro territorio è stato duramente colpito e qui c'è anche una piccola frazione che ci chiama direttamente in causa, perché Pescara sul Tronto abbiamo già immaginato l'apertura di un conto corrente, vogliamo in qualche modo contribuire alla sua ricostruzione. E oggi qui il tema naturalmente è quello del lutto odierno, ma anche della riflessione sulla necessità di una attività sempre più incidente sul controllo del territorio, perché diciamo i terremoti ci sono sempre stati, però la tecnologia ha fatto passi in avanti e quindi una riflessione sulla sicurezza certamente sorge spontanea. Si può dire che Pescara è una città sicura, una città che è sul mare, quella di Pescara non è zona sismica, però bisogna continuare a lavorare proprio sul tema della sicurezza e della prevenzione. Io ero un bambino e mi ricordo il terremoto in Irpinia dell'81, da allora ho appreso che Pescara, essendo sul mare, è una città sicura dal punto di vista sismico, però naturalmente i territori sono vasti, sono frastagliati, c'è l'Appennino che tradizionalmente riserva diciamo sorprese dal punto di vista sismico negli ultimi anni, ma anche nel corso dei secoli e della storia recente, e questo naturalmente induce a rendere sempre più effettivo questo discorso del controllo e della sicurezza sui nuovi edifici che devono essere in grado di resistere alle onde della terra quando essa diciamo trema.